una nuova aula della luce per la scuola di Ponte di Arcola. Il taglio del nastro si è tenuto questa mattina, un esperimento già studiato negli anni che viene riproposto come un ambiente di apprendimento. È davvero una riproposizione di qualcosa che, come dire, è già stato studiato e soprattutto sperimentato negli anni, perché quest'aula è stata realizzata da Enel Cuore, dalla fondazione, insomma, fondata da Enel, ma con il contributo fondamentale a livello di progettazione di Reggio Children. Reggio Children è la fondazione che è famosissima in tutto il mondo, diciamo che si ispira al lavoro del famoso pedagogista Loris Malaguzzi, che sostanzialmente ha rinnovato l'idea stessa di scuola dell'infanzia soprattutto. E infatti qui siamo in una scuola dell'infanzia, anche se questo ambiente sarà utilizzato anche dai bambini della scuola primaria e, perché no, anche da quelli della scuola secondaria di primo grado, che è qua molto molto vicina. Quindi è proprio vero, qui non stiamo inventando, però stiamo mescolando, ad esempio mescoliamo le tecnologie. In questo ambiente, in quest'aula, troviamo proiettori, troviamo computer, troviamo tablet, ma troviamo anche tantissimi oggetti da manipolare. Il tema di questo ambiente è la visione, quindi il dentro fuori, quello che si vede dentro e come si vede il fuori da dentro e viceversa. Potranno usufruire dello spazio i giovanissimi che scopriranno la scienza con attività di svago e giochi interattivi. Insomma, divertimento e conoscenza a qualsiasi fascia d'età, con un progetto unico in tutta la provincia spezzina. Certo, siamo in un luogo speciale. Grazie all'intervento di Enel e soprattutto della conoscenza pedagogica del gruppo Reggio Children, che negli anni ha approfondito le modalità di comunicazione, di insegnamento, di coinvolgimento dei ragazzi sui vari temi, in questo luogo i ragazzi possono apprendere, fare esperienze di tipo scientifico che rendono la nostra scuola sicuramente migliore. All'interno di quest'aula si snodano luci, filtri, ma anche materiale di recupero come carta, plastica e molto altro. È uno spazio innovativo che obbliga a rivedere molti concetti della didattica, e in questo spazio i bambini possono esplorare, conoscere la realtà in maniera diversa, usando filtri, la tecnologia, ma anche materiali di recupero, proiettando ombre, luci e scoprendo così una nuova dimensione della realtà, una dimensione estetica. I ragazzi saranno seguiti passo a passo dagli insegnanti nei loro esperimenti futuri.